temi si conoscono, stiamo facendo un negoziato sugli obiettivi di deficit che noi abbiamo e dimostreremo che quegli obiettivi li raggiungeremo, perché quegli obiettivi ci mettono in posizione di sicurezza. Senza misure correttive, quindi? Perché non abbiamo bisogno, se le faremo, ma non ne abbiamo bisogno perché noi già sappiamo che arriviamo naturalmente a quel livello. Però qua non si pensa di convincere i tuoi colleghi? Beh, gli faremo vedere i dati da dove vengono. Qua non sembrano fidarsi, il problema è un po'. Qua sembra che non si fidino, che vogliano vedere, diciamo, delle misure concrete. Non è che delle misure concrete, queste maggiori entrate già le abbiamo, gli diremo da dove vengono e ci sono, quindi. La partecipazione entusiastica della comunità scientifica italiana all'attività di ricerca, nonché a quelle fondamentali di formazione e di divulgazione, costituisce un indicatore positivo della sua attenzione nei confronti dell'innovazione e della trasmissione del sapere verso i più giovani. Si tratta di contributi di grande importanza per la creazione di una formazione di base equilibrata, attenta, consapevole e indipendente, in un'epoca nella quale emergono sconsiderati scetticismi, quando non inaccettabili opposizioni ai risultati offerti dal metodo scientifico. La nascita del progetto SciSense Gateway, struttura dedicata alla divulgazione scientifica con la previsione di aree dedicate agli esperimenti didattici, anche per non addetti ai lavori, appare in questo senso di grande interesse. Il confronto e il rinnovato incontro tra la cultura italiana e la Francia si ripropone quest'anno nel segno e nel nome di Leonardo da Vinci, straordinario intellettuale, artista e scienziato di cui celebriamo il 500° anniversario della morte. Guardi, sono qui e la mia visita marca il rapporto di amicizia tra Italia e Francia. Siamo alla vigilia di un incontro molto importante che ci sarà domani all'Assemblea dei Senati dell'Unione Europea e anche con rappresentanze del mondo dell'Africa, e quindi ci sarà un confronto su questi temi molto serrato, e proprio da un dialogo che si potrà tenere domani sui temi che riguardano l'Europa si potranno costruire delle nuove basi all'indomani di quello che è stato un importante votazione. Quindi io mi auguro che questo dialogo che c'è sempre stato continui, perché noi siamo dentro un'Unione Europea e vogliamo starci a pieno titolo con rapporti forti di colleganza. C'è chi cerca di vivere 100 anni e chi non può venire alla luce. Nell'era del computer si sta a distanza, solo contatti, più social ma meno sociali. Abbiamo bisogno dello spirito di unità che rigeneri come Chiesa, come popolo di Dio e come umanità intera, che ci rigeneri. Sempre c'è la tentazione di costruire nidi, di raccogliersi attorno al proprio gruppo, alle proprie preferenze, il simile col simile, allergici a ogni contaminazione.